Per garantire che venga effettuata una transizione ecologica in Europa e nel mondo, occorre cambiare i modelli di business di numerosi settori. E come scegliere in che modo cambiarli e quali sono effettivamente considerati come sostenibili e quali no? Per comprendere quali siano le attività economiche che possono essere considerate sostenibili, la Commissione europea da tempo è al lavoro. Con dei tavoli di lavoro tecnico e con dei tavoli di lavoro più politici, si sta cercando di creare una classificazione delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili. Questa classificazione prende il nome di tassonomia. In particolare, la tassonomia ha visto uno scontro tra i ministri e tra i governi su che cosa occorre considerare dal punto di vista climatico accettabile, perché esistono ovviamente delle attività che sono considerate abbastanza unanimemente come nocive per l'ambiente, quindi impossibili da essere considerate utili all'interno della transizione ecologica, ad esempio il carbone, che è la fonte fossile in assoluto più pericolosa, più nociva per l'ambiente in termini di emissione di CO2, ma ce ne sono delle altre sulle quali invece appunto si discute fortemente, in particolare il gas e il nucleare. Perché? Perché il gas è effettivamente la fonte fossile che produce il quantitativo più basso di emissioni di gas ad effetto serra, meno del petrolio e molto meno del carbone, che è, come abbiamo detto, in assoluto la più nociva. Ma è sufficiente puntare sul gas ed escludere il carbone ed il petrolio per garantire di raggiungere gli obiettivi che si è fissata la comunità internazionale in termini di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra e quindi di limitazione del riscaldamento climatico? Ebbene, la scienza ci dice sostanzialmente di no, che tutte le fonti fossili che noi abbiamo già trovato dovrebbero essere lasciate sottoterra e non dovrebbero essere bruciate se vogliamo raggiungere effettivamente gli obiettivi principali dell'Accordo di Parigi, ovvero il mantenimento della temperatura media globale ad un massimo di 2 gradi centigradi entro la fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali e rimanendo il più possibile vicini agli 1,5 gradi centigradi. Ciò in quanto la differenza di mezzo grado tra 1,5 gradi e 2 gradi sarebbe abissale dal punto di vista dell'impatto dei cambiamenti climatici. Ebbene, questa tassonomia appunto si è rivelata un terreno di scontro e sulla questione del gas, sulla questione del nucleare, di fatto l'Unione Europea, dopo lunghi mesi di trattative, ha deciso di prendere tempo e quindi di non decidere. Nello scorso mese di aprile, aprile del 2021, infatti, sono stati pubblicati i primi atti delegati della tassonomia europea, quindi i primi documenti che presentano effettivamente la classificazione delle attività economiche che si possono considerare sostenibili. E però, appunto, sui due nodi principali si è deciso sostanzialmente di non decidere. In un comunicato la Commissione ha parlato di un ambizioso pacchetto completo di misure intese a favorire i flussi di capitale verso attività sostenibili in tutta l'Unione Europea. Sono state però pubblicate anche delle risposte a delle domande frequenti dalle quali si comprendono gli orientamenti che sono stati adottati effettivamente dai governi. E per quanto riguarda il nucleare, la Commissione ha riconosciuto la necessità di adottare quello che definisce un delicato compromesso, perché il nucleare, lo sappiamo, non emette CO2 dal punto di vista climatico, quindi è favorevole rispetto evidentemente ad altri tipi di fonti fossili, ma comporta tutta una serie di problemi sia dal punto di vista minerario, perché l'estrazione di uranio è effettuata attraverso delle miniere, sia dal punto di vista del rischio di incidenti, sia dal punto di vista delle scorie nucleari che devono essere smaltite e che ancora oggi sono estremamente difficili da smaltire, lo dimostra la Francia, che sta avendo grandi difficoltà nel sito di La Hague, che è il principale sito presso il quale appunto vengono stoccate il materiale di scarto, il combustibile esausto delle numerose centrali nucleari in attività nella nazione europea. Ebbene, per quanto riguarda appunto il nucleare, la Commissione ha riconosciuto la necessità di adottare un compromesso e ha chiesto al Joint Research Center, che è un organismo interno alla Commissione, una bozza di rapporto per valutare le possibili conseguenze nocive del nucleare, che non sono quindi appunto
da verificare soltanto per quanto riguarda l'emissione di CO2, ma anche da altri punti di vista. E il rapporto è attualmente in fase di revisione da parte di due gruppi di esperti indipendenti, il gruppo di esperti sulla radioprotezione e gestione dei rifiuti e il Comitato Scientifico su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti. Ad entrambi era stato dato un certo quantitativo di tempo per fornire le loro valutazioni e sulla base di quelle, a quel punto, l'Unione Europea prenderà una decisione. E occorrerà quindi attendere per sapere se l'energia nucleare verrà considerata o meno sostenibile da parte dell'Unione Europea. E ancora più anodina in qualche modo è stata la decisione che è stata presa sul gas, perché sostanzialmente se per alcune nazioni doveva essere appunto considerata come un'energia di transizione per passare appunto dalle fonti fossili gradualmente verso le fonti rinnovabili, altre nazioni hanno dichiarato che a loro avviso non è compatibile appunto con gli obiettivi climatici. E la tassonomia che cosa ha fatto? La tassonomia di fatto non include né esclude il gas, perché come ha affermato la Commissione, ha spiegato, abbiamo valutato l'inclusione del gas naturale dal punto di vista tecnico e come negli altri settori in questo contesto esiste un'ampia gamma di valutazioni e quindi un atto delegato complementare sarà adottato e tratterà l'argomento. Quindi la Commissione Europea considera la possibilità di fatto di una legislazione specifica sul gas, ma lo scontro è molto probabile che continuerà e dalla esito di questo conflitto interno all'interno dell'Unione Europea dipenderà gran parte del futuro delle attività sostenibili, della tassonomia e quindi anche della transizione ecologica che verrà effettuata all'interno dell'Unione Europea.